tutti, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Se è la prima volta che stai guardando un mio video qui su YouTube, io sono Giada, ho 25 anni, quest'anno devo fare 26 e abito in provincia di Brescia. Pubblico due video a settimana, il martedì e il venerdì alle 16, quindi se non vuoi più perderti nessuno dei miei video, mi raccomando iscriviti al canale per restare aggiornata su tutti e tutti i video che andrò a caricare nel corso dell'anno. Il mio è un canale di bellezza dove tratto principalmente di beauty, make-up, moda, lifestyle, quindi se ti piacciono tutte queste categorie sei nel posto giusto. Ma adesso però partiamo con il video vero e proprio, ovvero i buoni propositi per il 2017. L'anno scorso non avevo fatto questo genere di video, però tutti gli anni all'inizio dell'anno nuovo mi prefisso sempre degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno e quindi ho pensato che sarebbe stato carino, insomma, condividere i miei obiettivi anche con voi. Sono comunque obiettivi che riguardano me personalmente. Alcune sono cose anche un po' superflue, non proprio, non dico superficiali, però non sono grandi cose, grandi obiettivi che cambiano il mondo, assolutamente no, sono cose che riguardano me stessa, però tutti gli anni cerco sempre di prefissarmi appunto degli obiettivi che poi voglio raggiungere nel corso dell'anno. Non sempre riesco a raggiungerli tutti, però almeno ci provo, partiamo insomma con dei buoni propositi ogni anno. E quindi direi subito di partire con i buoni propositi del 2017. Il primo obiettivo che mi sono prefissata è quello di iniziare ad utilizzare l'agenda, ma di iniziare ad utilizzarla come si deve. Fino a qualche anno fa non avevo mai acquistato nessuna agenda perché non ritenevo necessario l'utilizzo di un'agenda. Invece in questi ultimi anni ho deciso di provare ad utilizzare l'agenda durante l'anno, però non l'ho mai utilizzata come si deve, nel senso che non andavo a trascrivere tutti i giorni gli appuntamenti che dovevo, insomma, a cui dovevo andare, oppure, che ne so, le spese mensili che facevo, sono tutte le cose che si vanno solitamente a scrivere su un'agenda. C'era un giorno che scrivevo, magari partivo bene e poi andavo a scemare, scrivevo poco, la utilizzavo poco. Invece da quest'anno perlomeno voglio iniziare assolutamente ad utilizzare l'agenda e utilizzarla tutti i giorni come si deve, appuntandomi qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. E da quest'anno ho deciso di, per quest'anno, insomma, per questo 2017, ho deciso di utilizzare questa agenda. Questa è la Dear Diary, l'agenda ovviamente del 2017. C'è in due varianti, così tutta rosa ma anche tutta nera. Io ovviamente l'ho scelta tutta rosa, è veramente bellissima. Come potete vedere non è un'agenda grandissima, quindi si potrebbe anche inserire, portare, mettere nella borsa e portarsela in giro. Però non ho intenzione di farlo, ho intenzione di tenerla sulla scrivania e di utilizzarla, di trascriverci semplicemente da casa, quindi non portarmela in giro. È veramente fatta molto molto bene, come potete vedere c'è anche questo elastico per tenerla bella chiusa, e l'interno, ve lo faccio vedere molto velocemente, è bianco e rosa. All'inizio c'è la copertina, insomma, diciamo, con i qua. Poi c'è, insomma, diario di, insomma, dovete scrivere il vostro nome, eccetera. Magari vi lascio il link di questa agenda qua sotto nell'info box. Nella pagina successiva invece si trova il calendario di tutto l'anno del 2017, ma anche del 2018. Poi c'è la pagina dedicata al 2016, quindi all'anno precedente, dove scrivere, insomma, il riassunto del 2016. Insomma, poi ci sono degli spazi bianchi dove scrivere, dove disegnare qualcosa, gli obiettivi personali dedicati al fitness, al lavoro, alle relazioni, insomma, ci sono diverse categorie. Nella pagina successiva c'è una frase motivazionale, poi l'inizio del mese di gennaio e per ogni mese c'è sempre un disegnino molto carino in bianco e nero. Poi c'è la tabella generale di tutto il mese di gennaio e poi iniziano i giorni singolarmente. All'inizio di ogni pagina trovate anche questo riquadro dedicato agli obiettivi da raggiungere durante la settimana e sulla destra ci sono altri riquadri dedicati alle cose da fare. È un'agenda settimanale, quindi come potete vedere lo spazio non è grandissimo, cercherò di utilizzarlo nel migliore dei modi. È veramente fatta molto molto bene, vi faccio vedere velocemente anche ad esempio l'inizio della pagina di febbraio. Aspettate che la trovo. Non la trovo, vi faccio vedere marzo, ad esempio con marzo c'è un'altra frase motivazionale e poi c'è questo disegno, insomma, dei fiori. È veramente fatta molto molto bene, mi piace molto, peccato però che è scritta in inglese. Poi ad esempio guardate che bello anche a settembre con la fotocamera, veramente molto molto bella. E insomma, l'obiettivo che mi sono prefissata per questo nuovo anno è di iniziare ad utilizzarla veramente come si deve, quindi andando a scrivere tutte le cose, e ho intenzione di utilizzarla per YouTube, quindi
inserire, scrivere tutti i video che ho in programma, tutti i video progetto, le programmazioni dei singoli video, quindi ad esempio martedì 13 gennaio andrà online questo video, mentre venerdì andrà online quest'altro, insomma organizzare anche la pubblicazione dei video, la loro programmazione, i video che ho in mente di fare nel corso insomma del mese, delle settimane, ma anche tutte le mail dedicate a YouTube, quindi le mail di collaborazione piuttosto che le mail che ricevo anche da voi, perché mi scrivete anche privatamente sulla mia mail personale, insomma tutte le cose collegate un po' a YouTube. Anche perché mi è già capitato di aprire una mail, magari sono fuori casa, insomma guardo un attimo le mail, leggo una mail dedicata a YouTube, però in quel momento non ho tempo di rispondere, poi magari passano due settimane e mi dimentico che devo rispondere a quella mail e va un po' nel dimenticatoio e magari rispondo in ritardo di 2-3 settimane. Quindi avevo intenzione di utilizzarla più che altro per YouTube, però magari andare a scrivere anche le spese mensili, quindi magari le entrate e le uscite, ma però di questo ve ne voglio parlare dopo. Quindi ecco, come primo obiettivo del 2017 è quello di iniziare ad utilizzare l'agenda come si deve, andando a scrivere tutte le cose più importanti, principalmente per quanto riguarda YouTube, però magari anche per vari appuntamenti dal parrucchiere, non so, piuttosto che dall'estetista, insomma un po' varie cose. E un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo è quella di iniziare a decorarla, quindi personalizzarla con gli washi tape, gli sticker, insomma farla molto più carina, più colorata, quindi assolutamente voglio iniziare, oltre che ad utilizzarla in maniera corretta come si deve, voglio anche iniziare a decorarla nel migliore dei modi, perché anche negli anni passati avevo iniziato a decorarla, però poi effettivamente serve del tempo e alla fine sono andata via via a non decorarla più. Quindi questo è il primo obiettivo che mi sono prefissata, è un obiettivo veramente molto molto superfluo, molto superficiale per alcuni, magari non lo so, però è una cosa che a me piace, quindi ci tengo veramente molto. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata è quello di comprare soltanto le cose che mi servono davvero. Mi capita spesso di essere in giro per negozi, per centri commerciali, di entrare da Zara, di vedere quella magliettina tanto carina, dico oddio quanto è bella, la provo, mi piace e la compro, anche se effettivamente non ho bisogno di quella determinata maglietta. O lo stesso discorso vale anche per una gonna, per un cappottino, per un paio di scarpe. Tante volte magari mi piace perché nuova collezione, cambiano un po' gli stili, un po' le mode e vado ad acquistare una cosa che magari è molto simile. E quindi ecco, voglio assolutamente cercare di comprare soltanto le cose che veramente mi servono, anche perché a volte apro l'armadio e metto bene o male sempre le stesse cose, quindi acquisto, però le cose che vado poi ad utilizzare veramente tutti i giorni sono bene o male sempre le stesse, gira e rigira sono sempre le stesse cose, e quindi sì, questo è assolutamente una cosa che voglio fare, cerco di farla ogni anno, poi però le nuove collezioni sempre mi fregano, però quest'anno voglio assolutamente mettermi di impegno e cercare di comprare il meno possibile per quanto riguarda almeno le cose che ho già, che magari sono anche molto molto simili. Quindi assolutamente questo è un obiettivo che voglio raggiungere, assolutamente. Non so, fatemi sapere se anche voi vi fate fregare dall'uscita delle nuove collezioni, specialmente Zara mi frega sempre, cioè Zara è il mio negozio preferito e tutte le volte che entro, anche soltanto per fare un giro, quasi sempre esco con qualcosa, che sia una magliettina, una cosa stupida, magari anche una cosa che non costa tantissimo, però alla fine l'acquisto e arrivo a casa e dico, ok, di maglioncini grigi, un po' aderenti, un po' strettini, ce li ho, ne ho già due perché ne ho comprato un altro, per farvi capire, insomma, questo è il mio discorso. La stessa cosa devo dire che vale un po' di meno, però può valere anche per i trucchi, perché anche per quanto riguarda i trucchi, io non sono una che colleziona trucchi, non sono una che appena esce questa la nuova palette di Urban Decay deve assolutamente averla, no, non sono così attratta dai trucchi, mi piacciono, però non impazzisco se non ho l'ultima palette del momento o l'ultimo, non ho ancora comprato l'ultimo fondotinta di Too Faced del momento, insomma, adesso sto un attimo sparando a caso dei prodotti, però per farvi intendere, no? E quindi per quanto riguarda anche i trucchi, ho diversi prodotti che comunque ho aperto, devo terminare, e tante volte dico, perché acquisto un nuovo blush se ne ho già altri 5 nel cassetto aperti o iniziati e non ancora del tutto terminati, che senso andare ad acquistarne i nuovi? Quindi voglio fare anche questo, cercare di acquistare meno cose anche per quanto riguarda i trucchi, visto che comunque bene o male vedete che mi trucco sempre nello stesso modo, i prodotti che utilizzo, i colori che utilizzo sono sempre quasi gli stessi, ovvero sto sui colori del nude, quindi perché andare ad acquistare una palette di nude ancora per l'ennesima volta quando ne ho già 2 o 3, oppure perché acquistare l'ennesimo rossetto nude quando ne ho tantissimi altri. Quindi insomma questo è il secondo obiettivo che mi voglio prefissare, che veramente spero di raggiungere, perché
è anche un risparmio di soldi alla fine. Il terzo obiettivo invece riguarda fare i conti delle entrate e delle uscite. E qua torna buona l'agenda, perché sull'agenda ho intenzione anche di inserire, di scrivere tutti gli acquisti, tutte le spese che faccio, quindi tutte le uscite, ma anche le entrate, quindi i soldi che ricevo da YouTube e dal mio lavoro personale. Quindi fare un po' un conto delle entrate e delle uscite mensilmente e vedere quanti soldi ho speso a gennaio e quanti me ne sono entrati per fare un po', tirare un po' le somme, diciamo. È una cosa che tempo fa, ma veramente tanto tempo fa, facevo con sul telefono, avevo un'applicazione, ora non ricordo più il nome, me l'aveva detto una mia collega. L'avevo, insomma, ho scaricato questa applicazione, andavo a fare benzina, scrivevo fatta benzina 50 euro, oppure sono andata da Zara, ho speso 60 euro. La cosa bella di questa applicazione è che ti fa i conti da sola. Ora se riesco a recuperare il nome, magari ve lo scrivo qua sotto nell'info box, ma veramente adesso ho un vuoto di memoria, sarà almeno 2 anni che non la utilizzo più, perché alla fine via via sono andata, insomma non ho avuto la costanza di continuare a tenerla aggiornata, perché veramente bisognava inserire tutte le spese, dai 2 euro stupidi al bar per il cappuccino, ma anche le spese un po' più importanti. Inizialmente sono proprio partita conteggiando anche la colazione al bar e poi mi sono stufata, non avevo proprio più la costanza di continuare a farlo, ma da quest'anno assolutamente voglio farlo, però trascrivendo tutto sull'agenda. Quindi ad esempio 5 gennaio scrivere ho speso 8 euro al supermercato perché ho preso 2-3 cosine, insomma, e fare insomma i conti alla fine del mese e vedere un pochettino se ho speso di più di quello che ho guadagnato. In sostanza questo è il mio obiettivo e ovviamente spero di non spendere mai di più di quello che ho guadagnato. Il quarto obiettivo che mi sono prefissata è quello di rassodare il mio corpo. In realtà tutti gli anni dico devo perdere un po' di chili, ma in realtà non è neanche il fatto di perdere un po' di chili, perché comunque il mio peso è nella norma in base alla mia altezza. Però mi piacerebbe sì avere il corpo più rassodato, quindi i muscoli, gli addominali un po' più definiti e anche le braccia un po' più definite. Non i muscoli alle braccia perché non mi piacciono nelle ragazze, però avere comunque il corpo un po' più scolpito, un po' più definito, quello mi piacerebbe tantissimo. E devo dire che ci avevo provato, ci avevo dato dentro di brutto 2 anni fa, avevo scaricato la Bikini Body Guide, avevo iniziato a farla e avevo iniziato veramente molto molto seriamente. E quindi facevo 3 esercizi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, quelli che ti davano insomma nella guida di Kyla, quindi di Bikini Body Guide, e poi gli altri 3 giorni invece facevo tapis roulant. Facevo praticamente esercizi, comunque mi allenavo 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato. E poi sono arrivata quasi alla fine del terzo mese, non sono arrivata proprio al terzo mese, ma ho fatto quasi 7-8 settimane, quindi 2 mesi e mezzo, e il mio corpo aveva perso forse un paio di chili, non di più, però avevo la pancia un po' più piatta, non avevo gli addominali scolpiti, però mi ero accorta comunque la mia pancia era diventata più piatta, anche le braccia erano un po' più definite. Proprio alla fine mi sono stufata perché, cioè, non ho più continuato, sono arrivata quasi alla fine dei 3 mesi, non so neanche perché non ho finito i 3 mesi, poi via via ho smesso di farla finché non ho più ricominciato, però mi piacerebbe tantissimo, quindi assolutamente da quest'anno voglio iniziare di nuovo a fare questi esercizi, o comunque magari a correre un po' sul tapis roulant, visto che ho il tapis roulant qua a casa, quindi è un peccato non utilizzarlo. Ho intenzione quindi di rassodare un po' di più il mio corpo, avere insomma gli addominali un po' più definiti, no, perché non ce li ho proprio. Invece sarebbe avere gli addominali un po' definiti, ok? Non una cosa troppo esagerata, però un minimo di fisico un po' scolpito mi piacerebbe, quindi speriamo di farcela. Il quinto obiettivo che voglio raggiungere invece riguarda i viaggi. In generale mi piacerebbe, spero di riuscire a viaggiare tantissimo quest'anno e di vedere posti nuovi, ma il posto che in assoluto spero di vedere entro la fine del 2017 è Los Angeles. Los Angeles è una città che mi ha sempre affascinata, sempre tantissimo. Avevamo organizzato di andare io e Ste 2 annetti fa, però alla fine per questioni di lavoro, quindi non riusciamo a prendere le ferie nello stesso periodo, non siamo più andati. Alla fine siamo tornati negli Stati Uniti quest'anno, quindi nel 2016 abbiamo fatto Miami e New York. A New York ci eravamo già stati, però quest'anno mi piacerebbe tantissimo andare a Los Angeles. È una città veramente che mi affascina tantissimo,
mi ispira tantissimo, mi piacerebbe veramente tantissimo andarci e speriamo di riuscire a realizzare questo sogno nel 2017. Il sesto obiettivo che voglio raggiungere, ma in realtà più che un obiettivo è un regalo che voglio fare, spero assolutamente di riuscire a farlo, è quello di regalare, quindi riguarda sempre la categoria viaggi, è di regalare il viaggio a mia sorella per i suoi 18 anni. Quest'anno compierà 18 anni e lei vuole assolutamente andare in Giappone. Da diversi anni, da 4 anni, ha questa passione sfrenata per il Giappone. Non c'è mai stata, non ci sono mai stata neanch'io, però è veramente affascinata. Come a me piacciono gli Stati Uniti, a lei piace il Giappone. Forse a lei piace ancora di più il Giappone di quanto a me piacciono gli Stati Uniti. È veramente innamorata di questa città, della loro cultura, e le piacerebbe tantissimo, insomma, visitare il Giappone. È una cosa che in realtà le ho già accennato, così, ridendo e scherzando, però mi piacerebbe molto portarla, perché so che le piacerebbe tantissimo, che sarebbe molto contenta, e sarebbe un regalo super apprezzato, ma anche un bel ricordo dei suoi 18 anni. Però non so se riusciamo a combinare le cose e a portarlo, non lo so, vediamo, spero di riuscire a farlo, se non sarà quest'anno magari gli anni futuri, sicuramente prima o poi ci andrà, ce l'ha già detto, però spero di riuscire a regalarglielo sia io che i miei genitori, non soltanto, è una cosa che comunque vogliamo fare in famiglia. Il settimo obiettivo che mi piacerebbe raggiungere invece riguarda YouTube. Non è detto che ce la farò, però voglio crederci, voglio sperarci, ed è quello di raggiungere i 50.000 iscritti. Ce la farò a raggiungere i 50.000 iscritti entro la fine del 2017? Non lo so, io ci spero. È un obiettivo che mi sono fissata, mi sono prefissata e voglio vedere se riesco a farlo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti per farmi raggiungere questo obiettivo. Comunque, scherzi a parte, ci tengo molto. Non pensavo che YouTube mi potesse dare così tante soddisfazioni. Sono veramente contentissima di aver deciso 2 anni fa di aprire il canale. Era un po' di tempo che pensavo di aprirlo. Guardo video su YouTube da anni, veramente da tantissimi anni. Però alla fine la timidezza e tutto non mi portava ad aprire, insomma non riuscivo ad aprire il canale, non avevo il coraggio, non avevo la spinta per poterlo fare perché ero un po' impaurita, non so come dirlo, non mi sentivo del tutto pronta. E invece poi 2 anni fa ho deciso di provarci, ho detto ma sì, proviamoci, come va malissimo, che vado, smetto di farlo. E invece è andata bene, sta andando bene, sono veramente contentissima, non me l'aspettavo. E quindi per questo 2017 spero di arrivare a 50.000 iscritti, vediamo un po' se ce la faccio. Quindi speriamo che nel 2018, sui buoni propositi del 2018, quindi dell'anno prossimo, speriamo di poter dire questo obiettivo l'ho raggiunto. Speriamo veramente, ci terrei tantissimo. L'ottavo obiettivo che voglio raggiungere, quello spero veramente di farcela con tutto il cuore, è quello di pubblicare almeno, dico almeno, 2 video a settimana, ovvero il martedì e il venerdì. In quest'ultimo mese ero riuscita a farlo, poi sotto le feste non ce l'ho fatta, un po' a causa lavoro, un po' a causa, insomma, festività che ho passato con la famiglia, non sono riuscita a pubblicare 2 video a settimana, però mi piacerebbe da quest'anno iniziare a pubblicare almeno 2 video a settimana, se non 3. Però 2 assolutamente devono esserci, che sono appunto il martedì e il venerdì. Spero di riuscire ad avere del tempo per inserire anche un terzo video a settimana. Però l'obiettivo che mi sono prefissata e che voglio raggiungere è quello di pubblicare 2 video a settimana, perché me lo chiedete sempre, fai più video, avete ragione, però serve il tempo, io non è che faccio solo video su YouTube, ma lavoro anche, e quindi non sempre riesco a caricare 2 video a settimana, ma dal 2017 assolutamente ci saranno sempre 2 video a settimana, promesso. L'ultimo obiettivo che voglio raggiungere, ma in realtà non è un obiettivo che voglio raggiungere, ma è una cosa che voglio continuare a mantenere, ed è quella di essere felice. Non ho mai avuto problemi, fortunatamente, nella mia vita, sono sempre stata contenta per tutto, grata di tutto, e quindi voglio continuare a esserlo anche nel 2017, ma in tutti gli anni futuri, insomma, tutti gli anni che verranno. Basta, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video e per farmi raggiungere l'obiettivo, uno di questi obiettivi che mi sono prefissata. Basta, non vi perdo più in chiacchiere e noi ci vediamo venerdì, no, oggi è venerdì, quindi noi ci vediamo martedì in un nuovo video. Ciao!